con il presidente regionale della FIN, Danilo Russo. Una serata di premiazioni, però l'hai definita anche tu in sede di presentazione, una sorta di ripartenza. Sì, dopo questi 2 anni di pandemia, dove le piscine sono state colpite in maniera importante, stiamo riprendendo da dove ci eravamo fermati. Nel 2019 avevamo fatto la premiazione dei campioni regionali e ripartiti col progetto del rilancio del nuoto con le rappresentative. E da dove siamo fermati vogliamo ripartire, oggi qua a Sassari e domani a Cagliari. Tanti giovani, tanti atleti che nonostante le mille problematiche legate proprio alla pandemia e tante altre cose che riguardano chiaramente, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, dall'impiantistica a quello che è il quotidiano, nel senso che troppe regole che da noi viene male anche seguire. Ne abbiamo parlato, è un punto focale però quello di mantenere gli atleti in piscina. Sì, noi su questo stiamo investendo molto, nel 5 e il 21 ci saranno 2 common training con la convocazione degli atleti sardi più bravi e il 20 e il 21 in particolare verrà il direttore tecnico della nazionale di nuoto, campione del mondo, Cesare Buttini, insieme al professor Del Bianco, per formare sia i nostri tecnici, quindi dare una spinta in più per la loro formazione, e anche seguire i nostri atleti per dargli uno stimolo affinché possano avvicinarsi alla penisola. Bene, questo era per quanto riguarda il discorso della premiazione, però permettimi che da parte della nostra redazione di Sardis rinnoviamo i complimenti per tutto quello che state facendo e avete anche in itinere per il prossimo anno, non dimentichiamo il waterpolo, ma poi soprattutto la figura ormai familiare, no? Di un certo Greg Paltrinieri, che è, cioè, ormai è figlio adottivo della terra di Sardegna. Raccontaci qualcosa in anteprima per il prossimo anno, Danilo. Guarda, parto proprio da questo particolare di Gregorio, perché durante la finale di 1005 Luca Sacchi ha detto: tutto quello che Gregorio ha dimostrato nelle acque libere nel mondo e in Sardegna. Questo proprio a definire l'appartenenza di Gregorio nelle nostre acque. Siamo riusciti per la prima volta nella storia del nuoto italiano a farci assegnare l'organizzazione della prima tappa di Coppa del Mondo dal 20 al 21 maggio a Golf Aranci. Successivamente ci sarà la prova di Setúbal in Portogallo, e queste due prove faranno la selezione per i mondiali, quindi saranno due prove molto ambite. Questa Coppa del Mondo arriva dopo 2 coppe europee e arriva soprattutto dopo 2 Sardinia Cup Waterpolo, in cui abbiamo dimostrato come comitato di saper lavorare, di saper organizzare gli eventi. Questa per noi e per i nostri atleti è un'opportunità, ma soprattutto anche per il mare della Sardegna. Un fiore all'occhiello per la nostra isola, in gergo velistico si dice buon vento, sai, lo dico anche a te perché ne abbiamo davvero bisogno, soprattutto per tenere alto non solo il nome della nostra isola, ma sottolineare il grande, grandissimo lavoro che state portando avanti a livello non solo regionale, ma dico anche nazionale e perché no, europeo. Sì, siamo il Comitato Regionale Sardo, è considerato molto dai miei colleghi e soprattutto crediamo nella diffusione della cultura dell'acqua, e questo è il nostro principale progetto.